Eccoci qua, loro ci avete chiamati in tanti per loro. Cominciamo con le adozioni. Lui è Sansone, ormai li conoscete tutti, sono quelli che sono stati abbandonati dentro il contenitore dei croccantini. Sono stati sverminati e vaccinati, hanno il primo vaccino e quindi abbiamo deciso di fare il primo video per adottarli. Lui è Sansone, una meraviglia, colore bellissimo, carattere dolcissimo, un po' birichino perché non si può prendere perché è un giocherellone, gioca, scherza, corre, lui è questo qua, ma d'altronde i bimbi sono così, vogliono giocare, vogliono correre, vogliono fare le fosse, vogliono scavare, vogliono togliere il briccio, vogliono lavarsi, vogliono mettersi nell'acqua, loro sono così. Quindi abbiamo deciso di fare tutti e sei i video in modo da farli partire possibilmente insieme, vero? Eh sì, o il più possibile, insomma, il più possibile, diciamo 3, 2, 2, non devono partire da soli. Eccolo qua. Sansone perché è un gigante, lui è il più grande. Sansone è il più grande, però è anche una cosa molto... non ha la coda, no. Lui è nato così, quindi è ancora più bello senza coda. E la coda è molto importante perché dà l'equilibrio quando loro corrono. Ma lui ormai si è abituato perché è quello che corre di più, è quello che si butta a terra e fa le capriole. Capito? Ecco qua. Quindi telefonate per Sansone. Mi pare che il dottore ha detto 2 o 3 mesi, non più, vero? Sì, sì, 3 mesi ha detto. Come? 3 mesi. 3 mesi, taglia, diciamo, abbastanza contenuta, nel senso di taglia media. Entro i 25 kg. Sì. Oddio, lui è un ciccione. Sì. Quindi telefonate per lui. Ora vi facciamo vedere anche i suoi fratelli. Che dire di loro? La storia la conosciamo poco, ma non è difficile capire che erano con la sua mamma, sono stati, diciamo, tolti alla sua mamma quando ormai erano cresciuti, perché come vedete loro stanno bene, non erano scheletriti, non avevano rogna, non avevano niente, diciamo che avevano una bella pancetta e quindi mangiavano, bevevano, però poi sicuramente il problema è sorto dopo perché sono cominciati a crescere e quindi gestirli non era facile e allora ce li hanno portati a noi. Sì, è vero, sono una meraviglia, siamo contenti che ce li abbiamo noi, siamo contenti che li abbiamo vaccinati, siamo contenti che li abbiamo sterminati. Speriamo che ora, fino a che non arriva l'adozione, staranno bene e non ci saranno, diciamo, problemi, perché ancora finché sono piccoli c'è sempre da preoccuparci. Carattere mite, carattere bello, carattere umano. Le cose più belle, le soddisfazioni più belle che noi possiamo ricevere sono i suoi abbracci e le codine che sgodinzolano. Anzi, lui non ce l'ha la codina, che sgodinzolano, e questo ci fanno capire che stanno bene, che sono contenti. Che dire più? Non c'è tanto da dire, c'è per te. Poi la bellezza e il video che vedete di questi cucciolotti parlano da solo, i video, perché che devo dire? Poco da dire, bellissimi, dolcissimi, amorevoli, cerchiamo una famiglia per loro e tante condivisioni. C'è poco da dire, guardatelo, guardate i suoi occhi, decidete voi. Si chiama Sansone perché è il più grosso, è il più... Com'era Sansone? Io non me lo ricordo nella storia Sansone. No, io mi riferisco a Sansone, il cartone animato, era quel camionone gigantesco. Grande di lui era quel Sansone. Ma lui crescerà come Sansone. Eccolo qua. Dai, condividete per Sansone. Mi raccomando, facciamoli partire tutti insieme. Ora poche parole e più fatti. Ciao! Guardatelo che orecchie meravigliose!
che occhi meravigliosi e che colore meraviglioso. Ok, telefonate per Sansone. Ciao.